a tutti amici e ben ritrovati sul nostro canale. Siamo qui oggi in questo terzo video e se dico che siamo qui oggi per il terzo video è perché oggi vi devo parlare di un altro argomento, di un argomento, dell'unico argomento di cui sto parlando spesso, ovvero le truffe. Eh sì, anche oggi ne abbiamo purtroppo scoperta un'altra. E adesso vi racconterò, vi spiegherò in breve quello che è successo in modo tale da riportare la mia esperienza perché così tutti potete essere informati su quello che succede nel mondo del web. Allora, innanzitutto faccio una piccola premessa, faccio un attimo un excursus fuori da questo video. Volevo ringraziare tutte le persone che hanno visto i due precedenti video e tutti quelli che hanno commentato con domande, con risposte, con complimenti, eccetera, eccetera, eccetera. Vi ringrazio tutti e vi dico che farò un video, siccome sono state tante le domande, per rispondere a tutte le domande e ai vostri dubbi. E vi ringrazio di cuore. Perché per me questo materiale è un materiale veramente importante a livello informativo, per voi, per le persone che vi stanno accanto, per i vostri amici, per i vostri conoscenti. Diffondetelo in modo che tutte le persone vengano informate e possano combattere queste altre persone che compiono questo genere di gesti online e vivendo sempre sulla speranza di truffare il prossimo. Detto ciò, parliamo della truffa di oggi. Allora, la truffa di oggi viene articolata sulla principale piattaforma di acquisto mondiale, se non l'unica che ha sbarazzato tutte le altre, ovvero Amazon. Mi viene fatta una richiesta, detta breve, mi viene fatta una richiesta per una vasca idromassaggio. Una persona, nello specifico mia madre, mi chiede: guarda Federico, mi piacerebbe acquistare una vasca idromassaggio, prova a dare un'occhiata se su internet vedi qualcosa. Io ho detto: vuoi non andarci a vedere subito? Allora niente, mi metto alla ricerca, guardo un po' qua e là su varie piattaforme, per poi arrivare su Amazon e cercare appunto vasca idromassaggio e bla 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 bla. Premessa, non ero così deciso a comprare una vasca idromassaggio su Amazon in quanto reputavo la vasca un oggetto abbastanza grosso, abbastanza ingombrante, abbastanza pesante, per cui magari vi erano piattaforme o siti migliori dove acquistarla. Detto ciò, però faccio la mia ricerchina per togliermi anche uno sfizio e vedo che Amazon ha in vendita diverse vasche idromassaggio. Niente, faccio la mia ricerca e trovo, diciamo, quella più indicata, quella che mi piaceva di più, al prezzo di 5.800 euro. Vado a vedere un attimo la descrizione della vasca, non sapendone niente di questo tipo di articolo, e trovo, la stessa vasca sia nuova che usata. Amazon mi fa vedere l'offerta sulla vasca nuova. E vi era un'offerta per la stessa vasca usata, venduta sempre dallo stesso negozio, un negozio inglese nello specifico. Ma fino a qui tutto bene. Noto che la vasca usata costava 358 euro e qui, quando guardo il prezzo, la prima cosa che mi si accende in testa è una lampadina grossa come una casa. E mi dico: tant'è che abbiamo trovato il nostro pescatore che mette giù l'amo e aspetta che i pesci abbocchino. Perché? Perché una vasca nuova che costa 5.800 euro contro una vasca usata in buonissime condizioni, usato pari al nuovo, Amazon ci scrive, non può costare 358 euro. Cioè, il prezzo era palesemente fuori mercato. Perché? Perché queste persone mettono questi prezzi? Per far abboccare il pesciolino. Molto semplice. Allora mi leggo tutte le descrizioni, purtroppo non vi erano le foto, cioè vi erano le foto della vasca usata, ma erano le stesse del nuovo, perché sapete, sono quelle classiche foto da catalogo che uno prende, che trova su internet, fa copia e incolla dell'immagine, carica il prodotto in poi e per far vedere il modello della vasca. Niente, decido di mettere la vasca nel carrello. Metto la vasca nel carrello, appena metto la vasca nel carrello, non procedo all'acquisto. Leggo la descrizione e nella descrizione leggo warning, grosso come una casa. Prima di procedere all'acquisto, contattare tizio bla 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 75 chiocciolagmail.com. Ottimo, ho detto qua ci siamo, abbiamo trovato il furbo del giorno. Perché?
Semplicemente per un semplice fatto, che queste persone sono molto abili e sono abili nel fare cosa? Ad usare una cosa lecita per farne una illecita. Nel senso che questa persona ti mette le mail su una piattaforma che è lecita, legale, certificata, per poi portarti fuori dalla piattaforma e procedere con l'acquisto fuori dalla piattaforma. Quindi questa persona, se noi andavamo a scrivere un'email, cosa ci avrebbe risposto? Benissimo, puoi pagare a me tramite bonifico o PostePay o PayPal, quello che vuoi, direttamente al mio indirizzo, senza passare da Amazon. In modo che bypassava Amazon, perché dovete ben sapere, e se molti di voi non lo sanno, noi vendiamo su Amazon, abbiamo un account Amazon, che Amazon, quando tu ricevi soldi dai clienti, quando un cliente acquista un tuo prodotto su Amazon, Amazon trattiene i soldi per 30 giorni, rilasciandoti dopo i 30 giorni i soldi. I 30 giorni sono semplicemente perché è il diritto di recesso che può avere una persona per un qualsiasi prodotto. Quindi Amazon trattiene questi soldi per poi riaccreditare il reso che il cliente fa direttamente senza dover fare giri di soldi, se li trattiene lei, diciamo, e poi te li storna, te li riaccredita un mese dopo circa. Benissimo, queste persone bypassano questo sistema. Quindi io guardo un prodotto su Amazon e lo acquisto da una terza persona fuori da Amazon. Poi cosa succede? Faccio l'acquisto, vengo truffato, perché vengo truffato, e poi mi rivolgo ad Amazon dicendo: guarda Amazon, ho comprato questa cosa ma non è arrivata, ma mi hanno tolto più soldi, ma di qua, ma di là, ma di su, ma di giù. E Amazon ti dice: guarda, caro il mio compratore, cosa ci posso fare? Perché tu hai visto un prodotto su Amazon, ma non l'hai comprato su Amazon, l'hai comprato da un'altra persona fuori dalla piattaforma, quindi non sei rimborsabile, quindi sei stato fregato. Ora, la domanda che sorge più spontanea qual è? Da parte mia, da parte di un addetto ai lavori, è come fanno queste persone a fare questo tipo di truffa? Premesso che non andrò a indagare più di un tanto, mi premeva informarvi di quello che succede su questa piattaforma e farvi vedere che anche in un mondo bellissimo, limpido e stupendo come quello di Amazon succedono queste cose. Però a me interessa molto, come ha detto, ai lavori, perché se a noi che abbiamo un account Amazon chiedono anche le mutande, passatemi il termine, per poterci iscrivere, ci fanno controlli praticamente a tappeto e tutte le volte chiedono delle informazioni giustamente per tutelare il consumatore, legali o informazioni aziendali o informazioni di qualsiasi tipo, tanto che, per citarne una, prima di vendere un qualsiasi oggetto su Amazon, per molti oggetti e per molti marchi di questi oggetti, noi dobbiamo fornire ad Amazon una lettera ufficiale o una fattura d'acquisto dove il brand, il marchio, ci autorizzi a vendere l'oggetto su Amazon, per farvi capire come sono le restrizioni di Amazon. E quello che non riesco a capire è come questi possono iscriversi ad Amazon e poi sparire a spot. Questo rimarrà per sempre un mio grande dubbio, no? Effettivamente, cioè, sappiamo che i dubbi nel mondo esistono. Se voi avete la risposta, vi chiedo nei commenti di elencarvela. Detto ciò, vi ringrazio, vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto e possa essere stato ad utile a tutti. Detto ciò, ciao ragazzi e ci vediamo nel prossimo video.